Allora, bene, allora l'epilogo della storia è che effettivamente non siamo dentro un carcere, siamo fuori, fortunatamente. Quindi in realtà è già spoilerato il finale. Esatto, punto stiamo di anche vista. Mangiando in mezzo a un parco. La storia che ci ha fregato di fatto quasi un'intera giornata. Perché sono le tre. È semplice, divertente e assurda allo stesso tempo. Ci fermiamo spesso in tenda, in hotel orrendi. Questo è il rubinetto. Quelli costano meno. 15-20 euro. 15 euro, 20 euro, cioè robe. Ma no, mai lamentati, cioè mai detto fa schifo, mai niente. Cioè, anche le peggio toppaie sono sempre un posto fantastico quando si arriva. Il letto e l'acqua calda per la doccia. Esatto, sono già il paradiso rispetto alla tenda dopo giornate, come dire, in moto sotto temperature orrende. Abbiamo detto, dato che dovevamo fermarci per programmare un po' cosa fare quando entrare in Iran, Francesca montare un paio di video. Tra cui questo? Tra cui... No, questo lo monteremo un po' più avanti. Abbiamo deciso, ci fermiamo non in Cappadocia, che ha prezzi assolutamente fuori di testa, soprattutto ad agosto, ci fermiamo a Cagliari poco dopo. E su una piattaforma avevamo trovato un hotel a un prezzo in realtà super ragionevole, intorno alle 140 euro per tre notti, con la piscina, cosa che avevamo tipo desiderato tanto, cioè ci fermiamo due giorni interi, montiamo i video, ci rilassiamo. Siamo io in un mollo. Sono andato fra l'altro in ospedale perché... Ah sì, questa è la storia. Storia nella storia, rullo di tamburi, avete presente? Episodio 2 in cui dico... Cosa? Sono l'ernia. Oddio, se ti scoppia l'ernia. Immagini. Effettivamente l'ernia me la sono presa. Cioè ce l'ho. Ho un'ernia di un centimetro, quindi non molto preoccupante, ma che c'è lì e si fa sentire, e me la dovrò portare avanti tutto il viaggio nella speranza di tirar su la moto meno volte possibili. E queste volte... Il medico comunque ti ha detto che ce la potresti fare. A sopravvivere. Con delle accortezze, tra cui, esatto, bisogna tre cose mi ha detto. Cercare di non tirare sulla moto, e questo è già evidentemente fallito. Fallito in partenza. Il secondo, non avere costipazione. Quindi in realtà qua ringraziamo anche verdurine, queste cose verdura. Qua. E ringraziamo anche il medico di fiducia, sia l'Antonella, che mi ha detto, quando devi tirare sulla moto mettiti una di quelle fasce lombari e dopo te la tiri via per tirare sulla moto. E questo per tirare sulla moto. E invece il mio amico Paolo, che fa il medico, è uno psicopatico. E mi ha consigliato invece per la costipazione di prendermi tutte le infezioni intestinali possibili e immaginabili, soprattutto in Pakistan. Ha detto, così sei sicuro che non avrai problemi di sorta. E dopo la terza cosa era cercare di non beccarsi infezioni polmonari per stare tutto il giorno lì. Però anche su quello sono un po' tabagista, quindi veramente ce l'abbiamo tutte le condizioni per non arrivare. Però quindi, a parte la storia, nella storia ci siamo fermati per mille motivi all'interno di questo hotel. Quando siamo arrivati però, avevamo già prenotato online su una piattaforma che si chiama Hotels, senza H, turca, quindi aveva prezzi anche molto buoni, e ci fa pagare queste 2650 Turkish Lira che avevo pagato con la carta in anticipo. Arriviamo lì, diciamo, boh, c'è un check-in tutto perfetto, la collezione era inclusa come praticamente ovunque in Turchia. E gli chiedo, boh, allora la piscina possiamo usarla? No, la piscina è chiusa. E gli faccio scusa, cioè, avevamo 2 milioni di hotel dove andare e abbiamo scelto questo perché c'è la piscina. Mi fa, ok, non c'è problema, ti cancello la prenotazione io su hotels.com, perché io non lo potevo fare perché è una di quelle prenotazioni non annullabili, sì. Se no si tenevano i soldi. L'annulla l'hotel, 2650 Turkish Lira, così paghi qua e ti faccio 2100. Uno sconto, beh, comunque dignitoso, 30 euro di sconto, cioè alla fine tutto a fabbrodo in un viaggio del genere. Tutto perfetto. Il giorno dopo, mentre io ero in ospedale, la Francesca decide di andare a fare una mamm nell'hotel. Cosa che io amo in Turchia, le mamm, amo. È un rituale straordinario. E nel... come dire, nel preziario, nel, arrivo nella spa e non c'era nessuno, e vedo lì sul desk un foglio, un preziario in turco,
lo fotografo, poi faccio la mia traduzione in Google Translator e vedo dei prezzi e dico vabbè, mi sembra anche un ottimo prezzo. Arriva là una ragazza e gli chiedo appunto... Erano 525 euro. 425 il pacchetto a mam, massaggio viso, maschera viso, una roba del genere, e lavaggio capelli. Tipo 25 euro, sì, una roba del genere. Quindi un po' più caro rispetto magari a qualche mamma dove sono già stata, però vabbè. E sarebbe stato l'unico mamma prima di andare in Iran. Arriva la ragazza e mi propone, mi fa vedere un altro prezziario, un prezziario in inglese, dollari, ragazzi, il doppio, cioè è veramente lo stesso pacchetto, cioè pacchetti identici ma il doppio, solo perché sono in dollari e non in Turkish lira. Anche, cioè, è già lì ti girano un po' le palle, perché non è giustificato. Ti senti preso per il culo come occidentale, sì. Cioè poi ti preso per il culo perché non è giustificato il doppio, no. Stesso trattamento, o meglio succede spesso in tantissimi paesi, che tipo i musei hanno il doppio prezzo per i cittadini e i turisti, però diciamo in qualche modo lo sai in anticipo e sei preparato, invece si trova veramente scorretto il fatto che arrivi lì in un hotel, cosa che non mi era mai successa, e c'era tipo il prezzo per loro, Turkish lira, e il prezzo in euro dollaro per gli stranieri, che era più del doppio, perché tra 60 euro... E 25. Sì, molto, è molto di più. Ecco, già lì ti girano un po' e le palle. E lì già ti dicono, questi qua sono proprio degli scammer, dei truffatori di prima categoria. Giorno del checkout, quando finalmente... Oggi ci alziamo alle 6:40. Sì, facciamo colazione, partiamo presto, prepariamo tutto. Io dopo prenderò comunque la pillola per... La pillola per sta cavolo di ernia. Sì, praticamente. Questa cavolo di ernia. Vado per pagare, cioè tiro fuori la carta per pagare. Basta, hai già mangiato troppo. I 2100 Turkish lira che avevamo concordato col manager dell'hotel. E mi dice, no, sono 2850. Io lo guardo e tipo, what? Che cazzo stai dicendo? Erano 2100. Eh sì, ma nel 2100 non era inclusa la colazione. Noi avevamo pagato un hotel con la piscina e la colazione inclusa, 2650. Ci hanno fatto lo sconto a 2100, ma ci hanno caricato, senza comunque la piscina che non era agibile, la colazione, per avere un totale ancora più alto di quello che avevamo pagato. Pazzesco. Che aveva comunque la colazione. Io lì non ci ho letteralmente più visto niente. Perché ho detto, chiama il manager, parlo con lui, cioè ci aveva detto lui, non c'è più il manager, quel manager lì, due giorni prima, silurato il manager, comunque, loro, non ci siamo stati lì veramente mezz'ora a discutere, e io gli ho detto, fuck you are a scammer. You're a fucking scammer. L'avessi mai detto. Sti qua hanno chiamato la polizia e ci hanno denunciato. Entrambi, anche se l'ho detto solo io, cioè quelle robe di punizione collettiva che sarebbero tipo incostituzionali già di per sé. Sì, solo perché sono con te. Esatto, ci hanno denunciato per insulti. Cosa che non abbiamo capito fino a tante ore dopo, perché eravamo convinti che fossimo ancora lì a discutere del prezzo della colazione. Sì. Che io dopo alla fine ho pagato 2100 euro. Pausa sigaretta, giusto per cominciare a fare dal mattino alla sera. Quindi, l'avessimo mai detto. Cioè, l'avessi mai detto. Perché quello incazzato eri tu. Ha chiamato la polizia, sto qua. Con tutti i suoi manager che non parlavano una parola d'inglese, compresa la polizia. Ecco, la polizia è arrivata. E adesso invece vogliono tutti i soldi indietro, vogliono che paghiamo prezzo pieno perché è cambiato il manager, no? Per cui ci ha portato forzatamente, ci ha detto seguiteci in caserma. Volevano tra l'altro che andassimo in auto. Volevano che andassimo con loro in macchina, gli ho detto, non esiste, vengo io con la moto, non ci vengo io con la vostra macchina, lascio la moto qua davanti all'hotel. Boh.
ci troviamo? Vado, stazione di polizia. Ora arriviamo lì. Ci dicono, arriverà un interprete, non è arrivato nessuno. Nessuno. Ho tirato sul telefono, prima volta in vita mia, ho chiamato il numero di emergenza dell'ambasciata ad Ankara. Buona ambasciata. Pronto? Sì. Buongiorno, il consolato d'Italia, sono Lilo Angisanti, il signor Lovisoni? Sì, sono io. Ecco, allora, la collega mi ha un po' spiegato cosa è successo, ma non... vorremmo capire che mi hanno trovato un signore, il viceconsole onorario in Cappadocia, un turco che parlava benissimo italiano, che è arrivato dopo un'ora e mezza più l'ora che avevamo già aspettato, praticamente tre ore dopo, sì. E ci ha fatto fare la deposizione, cioè la nostra versione sulla denuncia di sto qua che ha detto che noi l'avevamo insultato e leso l'onore. Noi abbiamo spiegato tutto, che ci ha provato a scammare la Francesca il giorno prima con i prezzi taroccati, cosa illegale a quanto pare in Turchia. Infatti ci fa: volete sporgere denuncia contro l'hotel per aver fatto una cosa del genere? E noi gli abbiamo detto no, no, vogliamo andarcene. Solo levarci dalle palle, gli abbiamo detto. Vogliamo solo andarcene. Però dopodiché qui ho fatto la deposizione io, l'ha fatta la Francesca perché la mattina l'aveva fatto quell'altro. Abbiamo mandato le foto della prenotazione, del ricevuto di pagamento, di tutto quanto, che dopo avevamo pagato quello che avevamo pattuito, che la colazione era inclusa. E alle 3, meno un quarto, siamo usciti dalla stazione di polizia. Però già quando è arrivato quest'uomo che parlava italiano, fra virgolette, ci ha detto non preoccupatevi, è una cagata, non è un problema, cioè non vi succederà niente, cioè al massimo se andrà a giudizio sta roba vi arriverà una multa attraverso il consolato, cioè una stronzata. Ho detto no preoccupe. Però le prime 2-3 ore che eravamo lì senza sapere che cazzo stavamo succedendo. Non si preoccupi, non credo che sia il caso di preoccuparsi. No, sono preoccupato perché devo uscire dalla Turchia tra 6 giorni. Poi tra l'altro i poliziotti, e uno con il con un mitra in mano. Mitra, così. Che non è. Però guarda, situazione un po' spiacevole, dico la verità. Però sinceramente è andata veramente. È andata bene. È e abbiamo fatto anche bene. Una bella chiacchierata poi con col console, col viceconsole. Che ci ha raccontato cose anche local, tra cui forse la più importante è stata quella che fa vi spiego una cosa sociale e culturale della Turchia che sta avvenendo, ovvero che con Erdogan i turchi si sentono molto più. Hanno molto più coscienza in un certo modo e orgoglio di loro stessi. E quindi lui fa, 15 anni fa, qua tutti si insultavano e nessuno diceva niente. Adesso quando uno insulta qualcuno sembra quasi che tu gli abbia leso l'onore. Ed è il poliziotto gli ha fatto vedere a questo signore, quando era dentro, che c'era un faldone così di gente che si era insultata. E ha detto, ma sta roba qua, cioè l'articolo dell'insulto esiste da quando c'era Ataturk negli anni 30, negli anni 20, e nessuno l'ha mai usato. E adesso negli ultimi 15 anni la gente si viene qua a denunciare tutti quanti. Quindi un po' come dire che la Turchia si sta trasformando un po' nell'Italia, una nuova Italia dove uno dice pezzo di merda e tu lo trascini. Ti bagatellari a gogo. E questo è un sito di un paese che si sta, fra virgolette, evolvendo verso la civiltà moderna anche in queste cose qua, perché oggettivamente... Cioè, poi era interessante, è stato anche interessante quando ci ha raccontato, lui viceconsole si è laureato in scienze politiche a Torino e quindi ha frequentato l'Italia negli anni di piombo e ci raccontava che in Turchia si ammazzavano per strada. Quando invece poi lui si accorgeva che in Italia si alzava la voce, ma alla fine alle mani non si arrivava mai. Cioè si arrivava in pochissimi casi rispetto, cioè lui ci ha detto non si arrivava mai, ma sì, rispetto alla Turchia che lui era abituato che si scendeva per strada e c'era 10 morti al giorno. Uno che sparava per strada, cioè ecco. Anni di piombo terribili, però lui se l'immaginava, cioè commisurati a quello che era la sua l'abitudine. Il suo mondo di provenienza. A Kayseri, ecco. 40-50 anni fa. E comunque siamo liberi, siamo di nuovo liberi, denunciati ma liberi, sì. andiamo avanti e vediamo cosa succede, perché anche perché ragazzi io non ho ancora capito oggi dove dovevamo andare, dove andiamo adesso, perché è una sorpresa, mi ha è detto. Una sorpresa, dove non so se arriviamo, dove ci fermiamo. Questo video è andato così e comunque ragazzi un consiglio alla fine di tutto questo video è: se vi sentite nella merda usate il numero dell'emergenza della Farnesina. Io non avrei mai immaginato, ho fatto più di 150.000 km in giro per l'Asia, non mi è mai capitato nulla, mi sono capitate situazioni peggiori di questa,
ma non era una situazione così. Questa era proprio, mi sono sentito, come dire, che avevo bisogno di qualcuno che parlasse mia lingua, perché tante altre volte la polizia parlava almeno inglese, qua non parlava nessuno inglese, ed è strano perché Kayseri a 10 km, cioè 50 km dalla Cappadocia, mi immagino che qua almeno qualcuno parlasse inglese, e invece no, e quindi è andata così, e adesso back on the road again, back on the road again, e via, vediamo dove andiamo, ciao! E vaffanculo! Grazie, Hotel Loft Kayseri per il pranzo. Pezzo di merda.